Allora, eccoci qui a fare questa margherita. Iniziamo. Prendiamo il giallo e facciamo il nostro cerchio magico. Iniziamo con una catenella e poi nel cerchio andiamo a farne 19. Allora, iniziamo una, due, cinque, sei, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto e diciannove. A questo punto chiudiamo il cerchio e otteniamo questo. Fermiamo il punto. E cambiamo colore. Prendiamo il bianco e andiamo a fare 5 catenelle. Una, due, tre, quattro e cinque. Ok? Siamo arrivati? E adesso andiamo a fare 3 punti alti. Allora, uno l'abbiamo già qui. Uno, due e tre. E andiamo a prendere il primo sotto qui. Andiamo, uno, tiriamo su, due, tiriamo su, tre, tiriamo su, quattro. Ancora, uno e due, andiamo a prendere nel foro dopo il primo, nella catenella dopo il primo, e facciamo la stessa cosa, uno, due e tre. Vedi? A questo punto facciamo ancora 5 catenelle, una, due, tre, quattro e cinque. E andiamo nella maglia di sotto con mezzo punto basso, bassissimo. Chiudiamo il cerchio e abbiamo ottenuto questo qui. Adesso, dai, ti faccio vedere ancora uno. Facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Io l'uncinetto lo tengo diversamente. Facciamo i 3 punti alti. Allora 1, 1, 2 e 3. Andiamo sotto, nella catenella di sotto, estraiamo e facciamo 1, 2 e 3. Ora anche qui 3 punti tripli praticamente, 2 e 3. Andiamo ancora giù, prendiamo 1, 2 e 3. Abbiamo fatto questo lavoro, siamo arrivati a 3 e ora i 5 per chiudere il petalo. 1, 2, 3, 4 e 5.
praticamente andiamo sotto con un punto bassissimo e chiudiamo la nostra maglia e andiamo a esaurire praticamente tutti i petali. Hai capito? Ciao cara, buona serata.